Gemma Galgani contro Sossio Aruta, non minacciarmi, un uomo con il tuo cervello non lo vorrei, nella puntata del Trono Over di Uomini e Donne in onda. Venerdì 23 marzo, Gemma Galgani ha preso la parola per riferire a Maria De Filippi che Sossio Aruta avrebbe usato un tono minaccioso nei suoi confronti. Tina Cipollari è intervenuta a difesa dell'uomo e ha accusato Gemma di usare parole pesanti e inopportune. Un nuovo scontro ha caratterizzato la puntata del Trono Over di Uomini e Donne, in onda venerdì 23 marzo. Gemma Galgani sostiene che Sossio Aruta l'abbia minacciata. In realtà, secondo quanto afferma Tina Cipollari, l'uomo dopo aver ricevuto un 5 da Gemma durante la sfilata avrebbe semplicemente detto «La prossima volta che sfili ti do 2» e dunque sarebbe esagerato parlare di minaccia. Gemma Galgani non apprezza la sfilata di Sossio Aruta nel momento della sfilata il cui tema era «Il vero uomo». Sossio Aruta si è presentato in passerella con una camicia bianca sbottonata e ha improvvisato una danza. Grande entusiasmo da parte di Tina Cipollari e del pubblico. Meno convinta è apparsa Gemma Galgani che gli ha dato solo 5 e ha commentato, a me non è piaciuto, pensavo a una passerella, una sfilata non una performance. Aruta ha replicato che la dama del Trono Over, alla sua età, non ha speranze con un uomo come lui. Pronta la risposta di Gemma, io non ambisco neanche ad avere persone come te e soprattutto con la tua mentalità e con il tuo cervello. Lo scontro tra Gemma Galgani e Sossio Aruta. Gemma, poco dopo, ha chiesto la parola a Maria De Filippi, Maria vorrei dire una cosa io. Sossio che non si permettesse più in questa trasmissione di minacciarmi da là dicendomi che mi dà 0, non fa altro che minacciare dicendomi ti do 0, ti do 0. Io me ne fotta asterisco proprio del suo voto, ma lui non minacciasse. Non ha fatto altro che avere un tono minaccioso e questo non lo accetto. Ma se non mi piaci, la tua non era una sfilata, era una performance. Può non piacermi o devo accettare dei ricatti e delle minacce da lui, ma stiamo scherzando veramente, vieni a minacciare così. Non mi sei piaciuto, devo avere per i tuoi gusti altrimenti vengo minacciata? Tina Cipollari difende Sossio Aruta. Tina Cipollari è intervenuta immediatamente, ma sta scherzando, Sossio ha solo detto, la prossima volta che sfili ti do 2, ma come fa una persona a inventarsi queste cose? Minacciare una persona è una cosa grave. Ha solo detto, la prossima volta che sfili ti do 2. Ma l'ha detto ridendo, ma vai a rinchiuderti. Minacciare, ma chi si vuole fare la galera per te? Anche Sossio Aruta ha sostenuto di non essersi mai rivolto a Gemma con tono minaccioso.